Benvenuti in questo video per la playlist Trucchi e Segreti. Parliamo di Trainspot. In realtà questo trucco era bellamente scritto all'interno del libretto di istruzioni del gioco, come potete vedere dalla foto che vi sto mostrando. Però mi sono detto, qualcuno potrebbe benissimo avere la cartuccia e non avere il libretto di istruzioni. E quindi questo video può essere utile. Tralasciamo per un secondo che nel libretto c'era scritto come selezionare lo schema da voi desiderato e in realtà con questo trucco non si seleziona nessuno schema. Per attivare questa modalità dovete tenere premuti entrambi i tasti del joypad inserito all'interno della prima porta, cioè la porta numero 1 del vostro Sega Master System. Devono essere tenuti premuti da subito, proprio appena parte il gioco, anche da prima. Dopo un po' comparirà un menu. Lasciate i tasti. Il menu ha quattro numeri 1, 2, 3, 4 in verticale con le scritte off da parte ogni numero. Se premete su col tasterino direzionale, comparirà on sul numero 1 e avrete 10 vite. Premendo giù comparirà on sul numero 2 e avrete energia delle armi illimitata. Premendo a sinistra avrete on sul numero 3 e avrete l'energia della vostra astronave illimitata. Premendo a destra comparirà on sul numero 4 e avete una scelta facilitata dell'arma, cioè le lettere, quando scorrono le lettere A, B, C, D, E, eccetera, eccetera, lo scorrimento sarà più lento. Potete sceglierne anche una sola, due, tre o tutte e quattro. E poi per uscire dal menu dovete premere un tasto, adesso non ricordo se è l'1 o il 2, vabbè, provate, sul secondo joypad. E poi tornerà la schermata del titolo, premete un tasto sul vostro joypad e cominciate a giocare. Adesso, così per farvi vedere, sceglierò il 3, cioè energia illimitata dell'astronave, e vedrete che posso farmi colpire tutte le volte che voglio, che non muoio. Guardate un po'. Vedete, vado addosso ai nemici e non mi succede assolutamente niente. Nemici e armi sono invulnerabile. Spero di esservi stato utile. Mi raccomando, un bel like e un'iscrizione al canale. Ciao!